Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Monopoly Go. Arriviamo a 1000 like, condividete il video e iscrivetevi al canale se siete nuovi. Lasciate l'hashtag Monopoly Go qua sotto nei commenti per ricevere un cuoricino. E mi raccomando, iscrivetevi al canale perché regalo le carte solo ai nostri iscritti. Mi raccomando. Allora, andiamo a vedere cose della giornata. Intanto, questo è l'evento, qualcuno me l'ha chiesto già ieri sera, la lista eventi, anche in privato. Alberi luccicanti, e questi sono tutti i punti dove si può arrivare. Io già ne ho fatti diversi ieri sera, e ho preso altri martellini che diventeranno poi dei bellissimi dadi, perché vi ricordo, non era da finire immediatamente l'evento, perché se no andavamo a perdere i martellini, visto che scade tra 7 ore e 8 minuti, o lo riscuoterò adesso in video, o aspetterò ancora un pochino, anche se effettivamente avendo gli scambi da fare è un po' un problema. Ok? Ma intanto andiamo avanti. Cosa dobbiamo combinare qui? Allora, proseguiamo. Intanto l'evento, questo mi ero dimenticato di dirlo, è se passare sulla prigione, se passare sul go, se passate appunto sul parcheggio, se passate sul via e tutto il resto, ok? Quindi abbiamo questa situazione molto comoda con cui si fanno veramente tanti dadi, infatti ho fatto tanti dadi. Andiamo a vedere. Torneo. Nel torneo 2 giorni che ci sarà da oggi a domani, che è già iniziato ieri sera in verità, c'è lo scudo nuovo che sarà impossibile da prendere come sempre, perché poi tornai 2 giorni, i fuffaroli arrivano a 70.000 punti, quindi già sappiamo che è impossibile da prendere, almeno non si sacrificano dadi. Poi abbiamo tanti altri belli screen, devo ringraziare Mar perché ieri sera mi ha fatto finire la penultima collezione, quindi me ne manca una soltanto. Se oggi qualcuno mi ha regalato qualche carta definitiva mi ha fatto finire tutto, ok? Quindi assolutamente dobbiamo stare attenti perché già vedo che qualcuno mi ha regalato qualcosa. Poi abbiamo assolutamente fatto un sacco di punticini ieri perché col per 1000, 15 minuti, 20 minuti abbiamo fatto tanto. E ho già visto che adesso online ce n'è uno attivo, quindi ho tanta paura del video di oggi che dovremmo utilizzare un per 1000 fatto bene. Ok, intanto carta regalo. Se qualcuno mi ha dato la carta... Ok, non me l'ha data fortunatamente per voi perché sennò avevamo finito già tutto. Intanto giorno 2, grazie per le chicche quotidiane. Andiamoci a prendere la roba gratuita. Sto sprecando un po' il per 1000, quello sì, però non è un problema, anzi adesso mo lo iniziamo a usare. Allora abbiamo 6 minuti di per 1000, penso che sia quello lì della giornata comunque. E vediamo un po' che riusciamo a combinare. Diciamo che l'ipotesi corretta sarebbe proprio quella dove sto adesso, però se la faccio da lì non prendiamo niente. Vedete? Allora, così avevi preso Station? No, l'avrei lisciata completamente. Voglio azzardare un per 1000 su torneo. Vediamo un po' se mi capita. 4-1-5, no. Armor, va bene. Non è malissimo. Meglio che perde dadi, sicuramente. Posizione molto buona. Potremmo andare a finire su Station, se siamo fortunelli. Ovviamente non siamo fortunelli. Vai, un altro per 1000, pazzia. Sto a 54.000 dadi. Allora, da qua mi potrei anche azzardare una Prison 3, 6, 7, 8, 9, molto rischiosa, no? Guarda, non ci sono andato per un pelo però comunque, non vorrei dire. Non so se ve ne siete accorti, mancava veramente un pelo. Allora, questa è una buona posizione per Station, rischiamoci un altro bel per 1000, 4 e 4, 8, forse Station. Mamma mia, entriamo nel torneo 2 giorni con stazione immediata. Ci piace? Ok. Ti piace con i tiri a per 1000? Andiamo un po', andiamo su attacca. Speriamo che me l'hanno resettato alla grande. Penso di sì, perché mi sembra di averlo già visto ieri sera che era carico. Anche se non l'ho attaccato, sì, non mi ricordo. Ora vediamo. Chi è questo qua con il Monopoly Go disegnato che devasta attacca? Porca miseria, non mi ha dato neanche il tempo di iniziare a provarci. Va bene, 4000, entriamo immediatamente a bomba terzi. Però ricordiamo che è un torneo 2 giorni, quindi ovviamente non lo riuscirò mai a vincere. Lo so già perché i fuffaroli sono importanti e potenti. Anche perché questo per 1000 non mi ha ridato neanche i dadi indietro. Mi ha ridato altri minuti di per 1000, ma non mi ha ridato i dadi indietro. Questa è una cosa molto pericolosa. Ok. Allora, proseguiamo. Adesso mettiamoci in position. Ovviamente andiamo su un'altra stazione sprecatissima, perché se la prendevamo a per 1000 era il top, ma
Non è che uno può averci tutta sta fortuna, insomma. Ok. Allora, vediamo un po' se la posizione riusciamo a spostarla in maniera concreta. Imprevisto è buono perché da lì potremmo andare a finire su prigione col per mille, eh. Io me la rischio. Prigione perfetta! Oggi è giornata top. Raga, raddoppio per mille. Ah! Che odio il dolore. Va bene, 1000 dadi messi a pizzo perché c'è sta pure il bonus 38 minuti con i dadi e albero luccicante. Perfetto, 2500 dadi, quindi andiamo up di dadi. Recuperiamo. Ruota del magnate. Siete fortunati che non mi sta capitando l'ultima carta perché me ne manca una. E io oggi devo prendere ugualmente l'evento dei martelli. Quindi sarà un macello. Le ultime carte sono quelle che regalo oggi, raga. Quindi dovete essere proprio fortunelli che vi riesco a droppare roba buona. Allora, 6 e 7, mi rischio un altro per millone da qua perché lì c'è stazione. 6 e 4, forse imprevisto. Ah, peccato, imprevisto soldi. Provo un altro per mille su stazione da qui, niente, molto triste. Molto triste. Allora, questa è una buona posizione sempre per station, per torneo due giorni. E abbiamo capito che questo torneo due giorni lo dobbiamo pompare alla grande. E vai! Va, no, ma perché non mi dà le rapine? È la terza distruzione, regà. Allora, qua sarebbe da attaccare sta Veronica, però noi abbiamo ancora qualche attacco su attacca bello pulito. Quindi assolutamente ce lo dobbiamo prendere. Pulitissimo. Bel permillone distruzione che ci dà altri gain, altri soldi. Ripeto, sto sprecando un po' di dadi, ma per fare la giocata di quel torneo, per poter prendere quello scudo, bisogna sprecarli, ve lo dico. Peccato, ma bisogna sprecarne un po'. Le bustine stanno arrivando rotta di collo, raga. Se mi esce la carta che mi manca, so guai, eh. Ve lo dico, non è colpa mia. Se esce prima dello scambio, non ci posso fare niente. E allora, per uno, perché da quella posizione tanto non l'avrei mai preso alla prigione. Posizione brutta, posizione che non mi piace, infatti non l'avremmo presa. Ci sono rimasti 6 minuti di per mille, ragazzi. Quei 1000 dadi là messi a pizzo sarebbero molto carini da recuperare. Se non riesco a recuperarli, intanto il mio gatto spacca casa. Ho sentito un attimo di botti, mi sono preoccupato, mi scuso. Allora, vediamo un po' se riusciamo a prendere una Prison. 3-3, no, schifo. Posizione molto buona per stazione, ovviamente la lisciamo, abbiamo droppato già qualche dadino. Mi provo un altro per mille perché lì c'è imprevisto, eh. 6 e 5, dai, che schifo però. Però ho rimesso a pizzo i dadi. Ah, è vero, quella conta per albero luccicante, non ci ho pensato, buona. Buona davvero, ragazzi, non ci avevo pensato. Ok, quindi potremmo pure recuperare. No, vabbè, che cattiveria. Che cattiveria, mi ha sprecato la mega rapina. Vabbè. Era, no, per fortuna erano tre anelli, perché sennò mi arrabbiavo tanto tanto. Per fortuna erano i tre anelli. Ok. Da questa posizione ovviamente sarebbe buono per quello, per parcheggio. Effettivamente, però andiamo a per uno, vai. Ok. No, dai però, gioco. Ma adesso che mi serve che fai un po' la mia parte... Mi sta prendendo in giro, vabbè. Andiamo a menare Giovanna random. Non è una delle mie Giovanna, probabilmente. Perché molto spesso prende gente a caso, lo sapete. Allora, questa posizione non mi piace per la Prison. Però guarda tu la... Guarda, ora doppio 6 e mi arrabbio tantissimo. Doppio 5! Dai, non ci credo, raga. Il gioco mi sta a trolla pesantemente, vabbè. Vabbè, diciamo che c'aveva ragione lui. Diciamo così. Allora, là sarebbe stata... Dai, però! Mi stanno usciti tutti i numeri improponibili! Non c'ha senso, regà! Mi stanno usciti i numeri improponibili! Voglio andare in posizione, invece della posizione mi stanno uscendo le cose buone quando non le faccio. Questa è cattiveria del gioco, ha capito che sto sfruttando il potenziale. Allora, questa è una buona posizione per il per mille stazione. O imprevisto stazione, che va bene uguale. Se ci dà una mega rapina! Mega rapina per mille! Su Simone, ciao Simo! Già è 3 bilioni così. O per 3 è 9 e 8. E potremmo anche salire di un tabellone. No! Come ti sei salvato, Simo! Ti sei proprio salvato, Simo! Fatelo dire.
16.000 punti, bam, terzo immediatamente, buono per me. Buono per il torneo due giorni, perché poi era una rapina, quindi prendo un sacco di punti su rapina. 1650, 70 martellini, 70 martellini sono dadi di nuovo, ricordatevelo. Ok, tra 6 ore finisce, raga. Ok, allora, posizione brutta, se adesso faccio prison mi arrabbio tantissimo. Ho fatto prigione! Porca zozza, era pure raddoppio, quindi erano pure dadi presi e erano pure dadi in più sopra quella casetta là. Porca miseria, che rosic. Questo gioco lo sta facendo totalmente apposta, raga. Totalmente. È palese. Allora, doppio 3000 non può capitare. Lì poteva capitare quello, però, vabbè. Posizione non bella. Mancano 3 minuti, ragazzi. Siamo a 50.000 dadi, comunque, quindi non mi posso lamentare. Buona posizione per Station. Vediamo un po' che succede. Liscio. Prigione. Raddoppia, ti prego, raddoppia. Dai, vabbè, doppio. Va bene, perché prendiamo i 1000 di là. Quindi va bene, se riusciamo a prenderli in 30 minuti ce la farò. Intanto albero luccicante sale, che è un piacere. Oggi giocata per 1000 che è una no, bustina buona. Che ci è mancato. L'avete sentito tremare, eh? L'avete sentito tremare il pavimento sotto i piedi? Allora, posizione che non va bene. Infatti siamo andati oltre di uno, oltretutto. Ok, posizioniamoci meglio se ce la facciamo. Buona posizione per stazione. Meno per tutto il resto, vediamo un po'. Vabbè, diciamo che è andata bene per albero luccicante. Diciamo che ci sta andando di lusso. Ma che è l'ultimo premio? No, non è l'ultimo premio, 6500 dadi. Che stai dicendo? No, non è possibile, non è... Ah, sì, è l'ultimo premio, no. Regà, ma c'è qualcosa che non va. Non dovrebbe dire così, dovrebbe dire che c'è l'ultimo premio. E mi sa che è l'ultimo premio. What? Abbiamo la possibilità di trovare l'ultimo premio. Ok. Allora, questa posizione è rischiosa, ma me la rischio alla grande. Vai, per 1000. Ovviamente ho lisciato male. Allora, prigione, vai. Liscio. Ok, sto scalando un po' troppi dadi, secondo me. Sarebbe una buona posizione lo stesso per il go, quella, eh. Me la rischio. Pazzia, lo so che sono pazzo. Va bene, Prison. Sì, Prison, scudo. Che va bene per stazione. Olè, Station, ecco la cariva. Vai, altra rapina. Mamma mia, oggi è magia, regà. Puntata mastodontica. Ah, banconote. Va bene, sono sempre soldi. Mi sa che oggi facciamo l'iper tabellone, eh. Oggi è tabellone palla proprio. 12.000 a te. Secondi. Secondi al torneo due giorni, ancora non ho finito il per 1000, non vorrei dire. Oh, altra bustina grossa, cazzarola. Dimmi di no, ok. Mamma mia, queste sono tutte stelle che si ammucchiano, raga. Non so se vi ricordate come funziona il gioco. Ok, 3, 6, me la rischio. Me la rischio a palla. No, va bene, stazione. No. Va bene, stazione. Dai però, doppio 6, no, te prego. Va benissimo, zitti, zitti che va bene. Zitti che va bene, 6500 dadi. Finito l'evento, yeah, bustina importante di nuovo. Mamma mia che ci manca, regà, ci manca un pelo. Ma proprio un pelo peletto. Cioè, non vi state a rendere conto di quello che sto a fare oggi io. Non vi state a rendere conto. Ok, mi sposto. Perché non è una buona posizione. Mi sposto ancora, 24 secondi. Non è una buona posizione. No. Però è una buona posizione se andassimo a prendere quei 5.000 dadi. Non ci credo. Che spreco di stazione. Va bene, va bene. Sono finiti per 1000. Quindi abbiamo da fare sia milioni di costruzioni, che sia posizionarci meglio con le altre cose. Va bene. Stiamo da Dio, ragazzi. Stiamo alla grande. Allora, intanto mi faccio un po' di giri a Peruno, più che altro perché devo andare a prendere quei dadi là sopra. Lo so che c'ho mezz'ora, ma mi interessano tanto, perché potete ben capire. In realtà, aspettate, faccio una cosa un po' più importante e veloce. Costruisco per salire di tabellone, così non mi rubate tutti i soldi. Sono riuscito a salire di un tabellone e mi è rimasto solo un biliardo, un triliardo come si chiama. Quindi ho sprecato 7 biliardi là, come si chiamano, de soldi per salire di un tabellone.
Non so se vi siete resi conto di quello che ho appena detto. 7. No, è pazzia. Comunque oggi è la giocata per 1000. Stupefacente. Pazzesca, regà. E mancano 2 giorni e 4 ore albero luccicante. Io l'ho già finito. E poi dire: Mordu, ma come fai? Che fai, citti? Questo te pare città? Beh, ditemi se vi pare cittare questo. Tutto in video mondo visione. Allora, non devo fare altre costruzioni perché se no mi attaccate. Sono su stazione. Devo assolutamente cercare col peruno di arrivare sopra quella robina. Potrei pure saltarvelo il pezzo e andarci a finire da solo, perché tanto in qualche maniera ci andiamo a finire, Non mi frega niente, c'ho 30 minuti, lo devo fare. Cioè, devo riprendermi quei dadi indietro, perché servono, sono importanti. Questo c'aveva Red, quindi ha fatto la donazione. Sono contento che qualcuno lo fa. Ok, allora, sapete che faccio? I giri per uno me li tengo fuori, così almeno non vi ammorbo con un giro inutile. Ragazzi, ce l'ho fatta! Ho fatto i 5000 e 6 dadi dal parcheggio! A per uno! Fantastico! Era partito un go automatico, va bene. Sto a 55000, quindi sto a più di quando abbiamo iniziato. Quindi sono andato in up con tutta sta mega giocata che avete visto. Allora, intanto vado a vedere qua. Non ho aperto ancora la cassa community, quindi andiamo a fare le cose secondarie adesso. Ovviamente il video probabilmente verrà pure più corto per ovvie motivazioni. Ok. 50, speriamo che mi esce almeno pure per 50. Faccio magie oggi, Se mi esce pure per 50 sono magie, raga. Allora, vediamo un po' se sono tutti bonus amici. Assolutamente no, non sono tutti attivi al 100%, perché bonus amici avviene solo quando ci sono persone veramente attive. Ok, se no arrivano gli altri premi in base all'attività che fanno. Ecco, tipo lei è una persona attiva, quindi ovviamente è arrivato il bonus. Altra persona attiva, ci manca un solo punticino in alto a sinistra. E niente, te pareva che ce lo dava? In basso al centro, va bene. Un per 25, ce lo prendiamo molto volentieri. Ringraziamo tutti quelli che hanno partecipato alla cassa community. Allora, intanto siamo secondi, con grande magia, con 36000 punti. Questo è il primo, sta a 56000, quindi sono capitato anche in una lobby, io direi, mediamente tranquilla, per assurdo. E a sto punto io invece vado intanto a prendermi i regali giornalieri, perché ancora non l'ho presi, perché visto che c'era il per 1000 abbiamo giocato a bestia. Ok? Beh, così, 15, 2, bustina, martellini, che sono altri dadi, vi ricordo che sono altri dadi. Ok. E a sto punto io ho finito tutto l'evento dell'albero luccicante e con i martellini io non vado a prendere nient'altro. Quindi prima di scambiarli, adesso io vi farò il regalo 100-100. Vi faccio prima il regalo delle carte e poi finiamo tesori. Così prendiamo la bustina, la carta definitiva, gli altri dadi, gli altri dadi. E madonna, oggi è un video con il per 1000 e con minimo 20000 dadi up, perché deve essere così. Allora, andiamo a fare quello che dobbiamo fare. Importante. Che cosa ci manca da controllare? I martellini li abbiamo visti. Il torneo volevamo vedere gli altri due premi per capire se ci sono martelli. No, ci mancano gli ultimi due premi al torneo, quindi 1800 dadi. Quindi non ce ne frega un'emerita. E potremmo andare direttamente, molto tranquillamente, a fare album. Sono a 107 su 108 che finiranno oggi. 100-100, perché adesso andrò a fare l'evento per levarmelo. E quindi farò vacanze sentite 100-100 e si rinizierà. Ok? Quindi voi ugualmente chiedetemeli nei commenti le carte, a prescindere, perché magari nella giornata di oggi e domani, grazie alle bustine, grazie alla cassaforte, qualcos'altro esce. Però oggi sono le carte che verranno regalate. Vediamo un po'. Allora, per avere le carte in regalo da me partiamo sempre con la solita. Dovete essere miei amici. Dovete essere iscritti al canale. Per essere miei amici basta andare qua sotto in descrizione, trovate il link amicizia. Vi invito anche a passare dal Telegram Monopoli Go News, che trovate sempre qua sotto, ragazzi, mi raccomando. Allora, proseguiamo. Per avere le carte regalate a me dovete mettere sempre il vostro nome in gioco nel commento. E mi raccomando, se avete l'immagine profilo,
dettagliata, descrivetela in maniera dettagliata. Mi manco solo tira i dadi e ho finito tutta la collezione per la prima volta. Poi dovremo cominciare a cercare di arrivare alla seconda. Va bene, questa è la situazione attuale. Spero di esservi ancora utile per oggi. Vado a regalare le carte a chi posso. La prima carta di oggi va a Docilla, che non ho mai, mi sa, regalato niente. Quindi è la prima volta che ti do una carta e ti diamo una di quelle che mi hai chiesto nella lista. Vediamo un po' che ti mandiamo. Baci natalizi. Mi è capitato Armadillo sotto gli occhi, che l'altro giorno l'ho attaccato veramente tante volte. Infatti mi sono già scusato perché forse avevo esagerato un po', però era il target sicuro. Come sapete Monopoly Go funziona così. Gli vado a dare una delle carte che mi ha chiesto, spero ti sia utile. Treno di Natale. Una carta va a Checco, che così passa a meno uno per completare il set. Mi aveva chiesto le due carte che gli mancavano, non gliela posso mandare tutte e due. Quindi Checco, fanne buon uso e spero che trovi l'altra a sto punto. Vai, ti invio la carta treno di Natale anche a te. Allora, mi è capitato sotto mano Gabriele, che mi dice che non ha mai ricevuto una carta e che ha il coccodrillo lo sfondo verde. E mi ha chiesto o addio o che orgoglio. Che orgoglio non ce l'ho, addio sì. Quindi Gabriele, prenditi addio e tienilo stretto. Ultima carta, ma non meno importante, va ad Enea, che mi chiede un'altra carta ottima, 4 stelle, che spero ti sarà utile per completare il set, che si chiama L'ora dei regali. E adesso ragazzi, siamo arrivati al dunque. In 6 ore e 36 minuti non avrò nessun evento che mi dà martelli, quindi 491 martelli sono definitivi. Quindi vado a completare l'evento. Mettete hashtag addio per salutare tutti i doppioni che mi sono rimasti, che diventeranno stelline per la seconda appunto completata del, come si chiama, dell'album. Non mi vengono manco le parole. Va bene, andiamo direttamente. Bando alle ciance. Abbiamo fatto l'unplane oggi. Oggi veramente puntata gigantesca. Se non la condividete con i vostri amici mi arrabbio tantissimo. Vai. Ultima martellata, completiamo l'evento totalmente, ci prendiamo i dadi, ci prendiamo tesori al chiaro di luna, che sono ben 2500 dadi, bustina garantita. Bustina garantita ci dà l'ultima carta che ci mancava, tira i dadi. Completiamo tutto l'album, in fornate festive altri 800 dadi, anzi 700 scusate. Completiamo tutto il set, tutto l'album completo. Perfetto. E si balla. Album completato. Dai così. Vacanze sentite. 10.000 dadi più pedina. Ce l'abbiamo fatta. Oggi abbiamo fatto tombola. Dai così. Nuova pedina, usa immediatamente. Eccezionale. Adesso parte il nuovo album e ci danno una bustina gratis, così. Compagni di Caos, Notte di Land e Fallo di Bridgestone. Ah no, forse era il premio per l'evento. Completato l'evento di Tesori Egizi. Che poi non è Tesori Egizi, ma è Tesori a Chiaro di Luna. Che è uguale, sempre Tesori Egizi rifatto, diciamo. Olè! Tesori a Chiaro di Luna. I martelli rimanenti sono diventati 1470 dadi. Ulteriori! Quindi arrivo alla bellezza di 69.700 dadi. Quasi 70.000 dadi, raga. Pazzia. E c'ho pure 3 miliardi che non posso neanche sfruttare perché vengono sprecati. Ok, si inizia l'album da zero e dovrebbero esserci quelli nuovi dopo, che sono Merry Krampus, 3.500 dadi. Natale australiano, 5.000 dadi. E sfilata di Natale, 7.500. Se ci arrivo, raga, sono veramente con i dadi fino alle orecchie. Cioè, pazzia. Intanto mi ritiro pure la roba di Nicole. Grazie, Nicole. Regà, che ve posso dire? Puntatona gigantesca. Puntatona stupenda. Ho letto anche nei commenti uno di quei ragazzi che mi ha spiegato perché ho questi punteggi alti nelle costruzioni. E con questo me la prenderò tantissimo con quelli del gioco. Perché non è giusto che io, per colpa delle distruzioni, devo avere appunto costi molto più elevati della costruzione. Non è giusto. Quindi vuol dire che perché io ho voi come follower che mi attaccate anche per scherzo, devo avere un deficit nel salire di classifica. Non mi sembra il caso, se no sarei già tra i primi nel mondo in pratica se non avevo questo problema. Pazzia. A parte questo, puntata gigante per 1000 riusciti. Completato l'evento, completato l'evento, completata la collezione, quasi completato il torneo e sono terzo nel torneo per prendere lo scudo.
Chi è che fa le fuffe? Perché qualcuno me lo dice. Chi è che fa le fuffe qua sotto nei commenti? Ve voglio vedere. Ve voglio vedere. Ragazzi, 1000 like, condividere il video, iscrivetevi al canale se nuovi, lasciate l'hashtag MonopolyGo qua sotto nei commenti per ricevere un cuoricino e il mi piace è gratis.